È la prima mostra che viene fatta sulla storia, l'arte e la cultura del Marchesato di Saluzzo. Non tutti sanno che il Marchesato di Saluzzo, che praticamente nasce all'inizio del 1200 e si chiude verso metà del 1500, per molti secoli è stato una specie di Camelot italiana, cioè un magico regno dove lo spirito cavalleresco, l'amor cortese, che era così diciamo celebrato in Inghilterra e nel sud della Francia, era stato trasferito proprio perché i marchesi di Saluzzo avevano ritenuto che la loro alleanza naturale fosse con la Francia per contrastare l'espansionismo di Savoia. Quindi i marchesi erano molto amanti delle arti, come si può testimoniare in tutto il ciclo degli affreschi della Manta, della Fontana della Giovinezza e le splendide pale di Hans Klemmer che ornano molte delle chiese del Marchesato. È una mostra che non è su Saluzzo, ma è una mostra sul Marchesato di Saluzzo, quindi su un territorio molto vasto che comprende la Val Grana, la Val Maira, la Val Maraita, la Valle Po, tutte valli che sono costellate da parrocchie, da chiese, da monumenti che hanno delle tracce forti del Marchesato, dell'arte del Marchesato.